mattina in giunta è stata approvata una delibera sulla criptovaluta, ci può dire qualcosa in più? Sì, pigliatevi il testo perché è un testo complesso, ma secondo me anche molto chiaro. Sono molto orgoglioso perché credo sia la prima delibera in Italia, forse tra le prime in Europa, in cui affrontiamo finanziariamente e giuridicamente il tema della blockchain e delle criptovalute. Per i fautori del sorriso e dell'ilarità e dei film, come dire, di Totò e Peppino, non stiamo battendo moneta, ma stiamo facendo qualcosa di più importante. Ci avevano preso in giro e anzi, come certe volte accade, non riusciamo a rispettare i tempi quando diamo un cronoprogramma. Io avevo detto che per fine novembre avremmo approvato questa delibera, invece l'abbiamo approvata il 5 ottobre, addirittura in anticipo. È l'inizio di un lavoro importante che ha questo obiettivo: rafforzare la governance autonoma della città, favorire la partecipazione dei cittadini, rafforzare la trasparenza e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e creare una criptomoneta tutta napoletana utilissima per gli scambi, i consumi e la valorizzazione del Made in Naples e anche la possibilità di pagare servizi del Comune di Napoli. Quindi stiamo molto avanti, la delibera non è un punto di partenza, è un punto di mezzo, nel senso racchiudiamo il lavoro che da mesi stiamo facendo e siamo anche soddisfatti che questo lavoro vede l'attenzione di esperti nazionali e internazionali, che il nostro avviso pubblico, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, adesso è seguito anche dal governo che ha preso un'iniziativa abbastanza simile, quindi andiamo avanti sul percorso di Napoli città autonoma. Due delibere le abbiamo fatte addirittura prima dei tempi che avevamo detto, ma ci manca la terza, che è quella della cancellazione del debito ingiusto. C'è un'iniziativa simile su un avviso per chiamare, come dire, all'ascolto soggetti, stakeholder e persone in grado di, come dire, dare indicazioni su questo tema che è così innovativo, così complesso, ma così utile anche per migliorare la qualità dei servizi della città, il decoro, la partecipazione. Noi abbiamo già delle sperimentazioni che stiamo facendo con alcuni esercizi commerciali, insomma un lavoro importante che, se vi leggete la delibera, lo trovate indicato, devo dire, con molta precisione qual è il percorso e il viaggio che andremo a fare da qui ai prossimi giorni.